Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Alessio e come l'hai intuito dal titolo, oggi ti porto un tutorial completo su Insta360 Studio. Prima di iniziare, come sempre, ti chiedo di sostenere il mio progetto, quello che sto facendo. E come puoi farlo? Iscrivendoti al canale se non l'hai ancora fatto e mettendo un click sulla campanellina per rimanere aggiornato o aggiornata sulle mie prossime pubblicazioni. Prima di iniziare faccio anche una premessa. Ricordo una cosa, tanti me lo chiedete o mi fate osservazioni di questo tipo. Insta360 Studio non è un software per il montaggio video, ma è un software per l'editing delle clip, per il reframe, le inquadrature, reinquadrare, fare da regia sulle riprese 360. Insomma, non serve per fare montaggi video, non è pensato per sostituire software come DaVinci Resolve, eccetera. A proposito, se vuoi cercare un software per fare montaggio video, DaVinci Resolve ha un corso base completamente gratuito, trovi tutte le informazioni qui sotto nelle note dell'episodio. Ma adesso mettiti comodo o comoda che iniziamo. Inizio con l'aprire il software Insta360 Studio. Quando l'hai installato, la prima volta che lo apri, potresti ritrovartelo in lingua inglese o comunque con una lingua diversa dall'italiano. Si può facilmente convertire andando sul menu Settings, Language e vai a scegliere l'ultima voce Italiano. Ti chiederà a questo punto di confermare la volontà di fare la conversione. Clicca su Yes, si chiuderà da solo e si riaprirà da solo nella versione in italiano. Eccolo qui, si è riaperto in versione italiana, adesso troverai tutti i menu, tutte le funzioni facilmente comprensibili. Ci sono vari metodi che puoi utilizzare per importare i file all'interno di Insta360 Studio. Puoi cliccare su questa più al centro, si aprirà una finestra che ti fa navigare all'interno del computer, quindi andare all'interno delle cartelle e prendere i file che ti servono. In alternativa puoi cliccare su Apri file sulla colonna di sinistra, stessa cosa. Vai a cliccare su questo più in alto, importa altre riprese, stessa cosa, si apre una finestra che ti fa navigare all'interno del tuo computer, oppure vai su File, apri file e ti permetterà di inserire dei file. In alternativa c'è il metodo quello più tradizionale, ovvero vai direttamente nella cartella che vuoi importare e prendi o i file oppure la cartella intera e la trascini all'interno dell'area di lavoro. Ad esempio, se io prendo questa cartella qui, 1x2 Brenton, la trascino qui nell'area di lavoro e verranno importati tutti i file. Eccolo qui, aspettiamo un attimino. E ecco il completamento. Vado a prendere un'altra cartella, questa qui, e la trascino all'interno dell'area di lavoro. Ancora una volta, vedi, vengono importati tutti i file. Se eventualmente vuoi eliminare dei file o tutti i file che hai nell'area di lavoro, ti basta andare sopra un qualsiasi di questi file, tasto destro, e troverai un menu che ti permette di eliminare, anzi rimuovere, il singolo file, in questo caso, oppure tasto destro rimuovi tutto e andrà ad eliminare dall'area di lavoro tutti i file. Attenzione a non cliccare su elimina il file originale, altrimenti rischi proprio di cancellarlo fisicamente dal tuo computer. Quindi rimuovi tutto, vedi, scompare, si ripulisce l'area di lavoro. Torno ad importare le cartelle di prima perché mi serviranno per farti vedere un'altra cosa, quindi utilizzo il metodo quello più consueto, seleziono addirittura due cartelle, eccole qui, e le trascino entrambe. Vedi che vengono importati tutti i file. E qui adesso vediamo una cosa interessante, vediamo come puoi visualizzare le anteprime di questi file. Qui abbiamo sulla colonna di sinistra una serie di icone che possiamo cliccare per l'anteprima. Cliccando su questa modalità di anteprima, vedi che ho modo di avere un'anteprima particolare del file e passandoci sopra noterai che riesco anche a vedere proprio come funziona. Però attenzione, se io vado su questi file, vedi che non succede. Perché non succede questa cosa? Non succede perché, come te lo fa presente InstaStudio 360, per visualizzare l'anteprima è necessario il file LRV. E per farti capire questa cosa andiamo a vedere la cartella fisica nella quale si trovano i file. Quando tu fai delle riprese, in questo caso con la 1x2, ti ritroverai, quando fai l'importazione, due tipi di file. Il file che inizia con LRV e dei file che iniziano con VID. E se noti, hanno lo stesso numero, vedi? La sequenza del numero è la stessa, però uno inizia con LRV e l'altro con VID.
BID è il file, diciamo, completo, infatti vedi anche le dimensioni, 278.8 MB. Invece il file LRV è una piccola anteprima, infatti vedi che pesa poco, 43.5 MB, e l'anteprima serve per l'appunto per darti modo di vedere questa anteprima quando ci passi sopra con il mouse. Quindi è fondamentale avere entrambi i file se vuoi avere l'anteprima. Non è necessario se ti basta solo gestire il file con il software, quindi se vuoi rendere le tue cartelle più leggere, serve solo per l'anteprima. In entrambi i casi comunque non ti preclude la possibilità di vedere il file direttamente, eccolo qui, sull'area di lavoro. Infatti vedi con entrambi i metodi, anzi vado a fare doppio clic per selezionarla, vedi che posso vedere tranquillamente il file indipendentemente che ci sia o meno l'anteprima disponibile. Tornando a parlare di visualizzazione, beh, abbiamo visto che c'è la modalità anteprima, ma puoi scegliere anche la modalità semplice vista in miniatura, quindi ci sono delle piccole miniature che non hanno le anteprime, quindi in pratica quel file più leggero LRV è totalmente ininfluente nella gestione dei file, oppure hai l'elenco dove puoi vedere anche la data di creazione. Io preferisco questa modalità in modo da avere un'anteprima, sia che sia un'anteprima dinamica, sia che si presenti in questo modo. Insomma, mi basta avere un'idea di qual è il tipo di ripresa. Le clip possono avere delle informazioni, infatti trovi, quando passi sopra con il mouse, trovi delle icone qui sotto e puoi cliccare su I per vedere le informazioni sul file specifico, ma la stessa cosa puoi averla anche attivando il file, andando qui a destra sulla colonna info e puoi trovare tutte le informazioni sul specifico file. Quindi vedi, hai modo di accedere ad entrambi i metodi per vedere le informazioni sul file. Inoltre, tra le icone disponibili c'è la stellina e questo ti permette di selezionare o segnalare su Insta360 Studio quali sono le clip che sono più importanti, che ti servono. Cliccando lì, vedi che viene aggiunta una stellina sulla clip che è visibile solo quando il mouse non ci va sopra, e le troverai cliccando sempre sulla colonna di sinistra su preferiti. In quel caso verranno elencate qui e ti darà modo in pratica di accedere più velocemente ai singoli file che ti interessano. Tornando qui sopra sulle icone possiamo vedere i file locali, ovvero quelli che stai gestendo. Se hai la cam collegata puoi accedere ai file direttamente nella camera e in questo pannello puoi vedere le esportazioni che andremo a fare, ma ci saranno dei punti specifici durante questo video dove ti spiego come fare l'esportazione. Tornando a visualizzare tutti i file, hai anche modo di ordinarli, puoi ordinarli cliccando lì con nessuna logica, puoi elencarli per tipologia di videocamera, puoi elencarli per dimensioni del file, per tipo di file, per la data di creazione e puoi scegliere tra ascendente e discendente. Insomma, ci sono tanti metodi che puoi utilizzare per organizzare i tuoi file e quindi averli lì a disposizione. Abbiamo visto sulla colonna di sinistra come puoi gestire i file, l'orientamento, il tipo di visualizzazione, ma adesso andiamo a vedere l'interfaccia di Insta360 Studio come si presenta. Innanzitutto qui abbiamo ovviamente l'elenco dei file, qui al centro troviamo il file, la versione ingrandita del file dove potremo gestire il tutto tramite il mouse. In questo caso abbiamo una ripresa 360, quindi mi posso veramente muovere su tutta l'immagine, però se ho dei file magari realizzati con l'Ago 2 tipo questa, ovviamente non mi posso muovere all'interno del file o posso muovermi veramente poco, stando attento a non esagerare, altrimenti si vedono i limiti dove ci sono degli artefatti. C'è in pratica questa possibilità con l'Ago 2 di fare dei micro movimenti, specie se vai a fare degli ingrandimenti sulla clip, e quindi puoi fare delle micro modifiche di inquadratura. Vedremo comunque con delle parti specifiche in questo video le differenze tra le riprese con Insta One X2 e Insta Go 2. Ma torniamo a quello che dicevo prima. Doppio clic, si apre il file che vogliamo gestire e qui sotto troviamo innanzitutto la timeline che ti permette di navigare all'interno della registrazione che hai fatto. Ovviamente cliccando play vedrai il video, sentirai l'audio e potrai anche muoverti all'interno della ripresa in modo veramente molto molto comodo. Qui abbiamo tutta una serie di strumenti, pulsanti, li vedremo un po' alla
volta abbiamo due metodi di visualizzazione, il reframe oppure semplicemente il view, quello per vedere la clip, anche di questo ne parleremo più avanti. Qui a destra abbiamo un'altra colonna con delle icone che ti permettono di accedere a delle impostazioni specifiche in base al video che stiamo gestendo. Vedi che qui i video 360 hanno determinati parametri. Se io vado a prendere un video fatto con la Go 2 avrò dei parametri differenti a disposizione e insomma li vedremo un po' alla volta. Ci potrebbero essere delle differenze tra la versione per Windows e la versione per Mac dal punto di vista estetico. Questa qui è la versione per Mac, vedi che ho il menu qui in alto e posso anche ingrandire la finestra per lavorare meglio i miei file. Quindi vado a ricliccare su un file specifico e da qui in avanti potrò gestire il tutto in modo molto più comodo. Nella parte iniziale di questo video ti avevo fatto vedere che ci sono delle iconcine sotto le clip che ti permettono di avere informazioni sul file, impostarli come preferiti, ma ce n'è un'altra di cui non ti ho parlato, che è l'autoframe. L'autoframe in sostanza è un metodo che permette a Insta360 Studio di effettuare in modo automatico la selezione delle parti interessanti del video e lo fa individuando magari dei soggetti interessanti come delle persone. Cliccando lì vedrai che compare una percentuale che andrà ad aumentare un po' alla volta e in pratica sta analizzando il video. Alla fine dell'analisi Insta360 Studio ti spezzerà il video in varie parti che tu potrai gestire in modo singolo e adesso lo vedremo. Bene, ha terminato e adesso ti trovi qui sotto tra l'anteprima e la timeline una serie di piccole anteprime. In automatico ha selezionato delle parti specifiche del video completo, addirittura dove vedi l'iconcina della persona significa che ha tracciato in automatico una persona, l'ha individuata. Avrai modo di vedere che Insta360 Studio segue, in questo caso sono io, mi segue mentre mi sto muovendo nell'inquadratura. Quindi automaticamente Insta360 Studio ha individuato la persona e l'ha tracciata. Una cosa da sapere, e lo ripeto ancora una volta, quando tu clicchi su queste piccole anteprime, hai a disposizione qui sulla timeline solo la parte specifica che Insta360 Studio è andato a selezionare. Infatti questa timeline è di circa 3 secondi e vedrai che è molto molto veloce. Non è la timeline completa. Per avere la timeline completa devi cliccare sulla prima icona e allora qui trovi, vedi, 1 minuto 17 di ripresa, che è corrispondente per l'appunto 1 minuto 17 quella della clip completa. Queste qui sono degli spezzoni specifici, andando qui puoi selezionarli tutti per poi fare le varie esportazioni oppure potrai selezionare solo la parte che ti interessa, in questo caso 1 minuto e 13 o addirittura i 3 secondi andrà ad esportare in modo specifico i 3 secondi di ripresa che hai selezionato quando andremo a vedere quello che riguarda l'esportazione. Questo è l'autoframe. È una tecnica carina, non perfetta, perché alla fine spesso magari le riprese non sono quelle che vuoi tu, però insomma è comunque una funzione che provarla è interessante perché magari ti semplifica in certi casi il lavoro. Ora andiamo a vedere i vari tab che abbiamo qui alla destra nelle nostre riprese in fase di editing. Faccio subito una premessa: le funzionalità che troverai su questi tab cambieranno in base se utilizzi una ripresa fatta con una cam 360 come la One X2 che stavo utilizzando in questo caso, oppure se vai a fare delle modifiche su delle riprese fatte con una cam normale come la Go 2. Quindi dopo vedremo le differenze, ma per ora torniamo a questo video e andiamo a vedere il primo tab disponibile. Il primo tab disponibile è quello che riguarda la stabilizzazione. Qui abbiamo due opzioni: possiamo attivare o disattivare, di default è attivata, il flow state, ovvero la stabilizzazione, e ti fa due cose. Primo, stabilizza l'immagine. Infatti guarda, adesso io sto guardando il video ed è perfettamente stabilizzato mentre io mi muovo e faccio tutte le mie riprese, vado avanti anche dove sto camminando, vedi, è molto stabilizzato. Questa è la prima cosa che fa. Se io vado a disattivarlo, vedi che è un casino perché
trema tutto, non c'è la stabilizzazione in pratica e quindi è molto complesso la gestione del video. Va lasciata attivata per quello che ti posso consigliare. Però c'è un'altra opzione, il blocco della direzione. Cosa cambia tra flow state e blocco della direzione? E anche qui è molto semplice, guarda qui. Sto posizionando la cam in questo punto, sta guardando il ponticello e se io faccio partire il video noterai che adesso in avanti quando io mi muovo la cam tenderà a tenere puntato in questa direzione, nella direzione del ponte, praticamente rimane bloccata lì, non si sposta più di tanto mantenendo sempre la stabilizzazione. Guarda anche qui, passo sotto il ponte, vedi che guarda sempre in avanti. Torniamo indietro a questo punto e vado a bloccare la direzione, che è una cosa un po' strana, sembra quasi un controsenso, perché con blocco della direzione disattivato praticamente dove tu inquadri la cam continua a guardare da quella parte. Se però tu attivi blocco della direzione, quel che succede, vado a reinquadrare, quel che succede è che rimane bloccata l'inquadratura che ha fisicamente la cam in quel momento. Quindi è questo il senso del blocco della direzione, blocco dell'inquadratura che ha in quel momento la cam. È come se tu ti stessi muovendo nel globo, nelle lenti del 360 e gli dici ok, mantieni questa visualizzazione che ha la cam in questo punto, su questa direzione, dalla cam specifica della lente che sta gestendo. Bene, se adesso io faccio partire il video, noterai che seguirà i movimenti che io gli faccio fare alla cam. Infatti vedi, non segue più il ponte, ma si è un po' girata, sta seguendo la direzione che avevo in mano. Adesso vedrai che si sposta un pochino perché io sposto la cam, vedi, mi sta seguendo questo punto, e segue la direzione proprio della cam, non segue più la direzione che gli avevo dato io generale di ripresa, segue proprio il movimento che io faccio fare fisicamente alla cam. Quella qui vedi si schianta anche sugli alberi. Torniamo a rivederla con il blocco della direzione disattivato, quindi io gli do la direzione della visualizzazione, voglio questa visualizzazione e da qui in avanti lei mantiene sempre questa direzione anche quando passo sotto il ponticello. Vedrai che non si gira perché io avevo girato fisicamente la cam con il selfie stick, ma continua a guardare da quella parte. Adesso anche quando andrò ad incastrarmi in mezzo agli alberi continuerà a guardare in questa direzione, vedrai fra poco. E eccolo lì, mi incastro sugli alberi ma guardo sempre in quella direzione. Questo è il senso del blocco della direzione. Di default è disattivato per ovvi motivi, perché è più comodo gestire l'inquadratura come vogliamo noi, in modo tale da fare i registi della ripresa. Mi sposto ora sul tab Stitching, che va a gestire tutte le opzioni di fusione tra camera anteriore e posteriore, in questo caso della One X2, quindi per le cam 360. Per farti capire innanzitutto quanto è buona la fusione che c'è nella One X2, è qui in mezzo, in questo punto dove io sto tenendo in mano il selfie stick, c'è il punto d'unione tra la ripresa della camera posteriore ed anteriore ed è fatta veramente bene. Tuttavia qui c'è un punto di giunzione e possiamo gestire questa fusione in vari modi. Abbiamo lo stitching normale, però se abbiamo delle lenti protettive davanti che vanno a deformare un po' l'immagine, c'è anche l'ottimizzazione. Nel mio caso non ho le lenti protettive, però voglio farti vedere come cambia l'unione. Cliccando qui, vedi, si è un po' sfasato perché le lenti protettive creano una leggera deformazione dell'immagine e quindi c'è la possibilità di attivare questa modalità che va ad ottimizzare quel tipo di fusione. Addirittura se ho le lenti premium, qui addirittura scompaio dall'immagine perché con le lenti premium riesco ad avere un angolo di campo leggermente più ampio e quindi ci sarei dentro e va ad aiutare la fusione. Custodia subacquea, vedi, un'altra modalità, custodia subacquea sott'acqua, altra modalità di fusione. Staffa di montaggio per slitta in Insta360, altra modalità disponibile. Oppure personalizzato. In personalizzato posso andare a gestire io il tipo di stitching. Non vedo grandi cambiamenti, quindi direi che su questo tipo di ripresa è totalmente ininfluente.
Di default si lascia solitamente su normale, quindi teniamo in considerazione questo aspetto, cambialo solo se utilizzi uno degli accessori di Insta360. In più abbiamo la possibilità di ottimizzare lo stitching. Di default è tutto disattivato, però possiamo anche attivare lo stitching dinamico, che praticamente si adatta man mano che si va avanti nella ripresa. Nota e fai caso che c'è questa diagonale sulla ripresa e qui c'è il punto di fusione, noterai una leggera deformazione. Bene, se vado a disattivare lo stitching dinamico, vedi che cambia un po' la fusione. C'è questa possibilità di ottimizzare un pochino, devi fare dei tentativi, dipende un po' anche dalla ripresa. Se noti tanto l'unione tra la cama anteriore e posteriore nella modalità normale, allora magari prova lo stitching dinamico. Se invece non c'è la necessità, non serve attivarlo, anche perché la cam deve fare un calcolo in più, o meglio il software deve fare un calcolo in più in fase di esportazione. Poi c'è anche lo stitching a flusso ottico, altre modalità di fusione che vanno magari ad ottimizzare il tutto, possiamo anche combinarle assieme per trovare magari la combinazione migliore tra questi tre. Calibrazione cromatica, possiamo attivarla per, vedi, migliorare, lo noti molto bene qui come va a migliorare la cromia tra le riprese della cam anteriore e posteriore. In questo caso ti consiglio, per la mia ripresa qui, di lasciarlo attivo, perché ti rende la fusione ancora più naturale. Guarda, prima era così, si nota malapena, lo noti solo se lo attivi e disattivi, però c'è questa piccola differenza. Vediamo, così e così. Ecco, io andrei sempre ad utilizzare la calibrazione cromatica, perché veramente ti migliora e non di poco le riprese. Questo è un lato, ma ovviamente c'è lo stitching anche dall'altro lato, che veramente non si riesce a notare, è talmente fatto bene che si fa fatica. Una considerazione riguardo lo stitching: funziona meglio più siamo distanti, più ci avviciniamo e meno efficace è questo tipo di fusione. Guarda ad esempio in questo caso lo stitching dinamico mi aveva rovinato un pochino prima l'immagine e ho sistemato disattivando e riattivando lo stitching dinamico. Insomma, molto interessante. Guarda, questo qui è il punto di fusione, si vede perché c'è l'asta, che questa qui era un'asta di 3 metri, quindi c'era un po' di curvatura e quindi un po' si vede, altrimenti se si utilizza l'asta più corta proprio scompare del tutto questo elemento, questo piccolo pezzettino dell'asta di 3 metri che era leggermente flessa ovviamente per il peso e quindi compare nell'inquadratura. Ma vedremo che c'è anche la possibilità di farlo scomparire o nasconderlo meglio questo elemento applicando un logo. C'è infine la possibilità di calibrare lo stitching, cliccando lì verrà fatta un'analisi sull'immagine, sulla clip che sto gestendo e quindi verrà magari ottimizzato ancora di più lo stitching, l'unione tra le riprese delle due cam. Vediamo se qui si nota il punto. Ecco, il punto è qui, è in questo punto qua. Qui c'è l'unione, magari lo vediamo con aspetto cromatico appena appena, si nota un po' di più quando cambi il tipo di stitching. In questo caso sì, si nota un pochino, ma è qui in mezzo, è veramente fatto bene, anche sul cielo non si riesce a notare. Passo al tab successivo che si chiama elaborazione dei media. Qui abbiamo delle opzioni nuovamente attivabili per migliorare la qualità della nostra ripresa. In particolare abbiamo la possibilità di attivare il Color Plus, che va a migliorare i colori e l'esposizione dell'immagine. Guarda, da prima a dopo vedi che è stata migliorata l'esposizione e i colori. È un intervento che nella maggior parte dei casi ti migliora parecchio la qualità del video dal punto di vista cromatico, e abbiamo anche la possibilità di attivare l'Aqua Vision, ovvero una modalità pensata per le riprese sott'acqua. Infatti sott'acqua si perdono determinate cromie sui colori e quindi si va a sistemare questo aspetto attivando questa opzione. Qui possiamo anche gestire tutto quello che riguarda l'audio, possiamo lasciare spento, ovvero la registrazione dell'audio è quella naturale che sentiamo normalmente nella ripresa, eccola qui. Ma volendo puoi attivare la riduzione del rumore e vedi che riparte da zero, ma proviamo a sentire la differenza.
Direi che non c'è molto da dire. Ed infine abbiamo la possibilità, se parliamo durante il video, di attivare la messa a fuoco sulla voce. In questo caso qui non sto parlando, ma sentiamo come reagisce l'audio di sottofondo. Ok, capisci bene che da spento alle altre due modalità cambia molto, cambia veramente la resa. Se vai ad attivare messa a fuoco sulla voce, l'intervento a me onestamente non è che piaccia tanto, perché tenderà a tagliare tutta una serie di frequenze che non sono quelle della voce, quindi fa sì risaltare un po' la voce, ma allo stesso tempo ti va anche un po' a rovinare l'atmosfera dal mio punto di vista. Dal mio punto di vista, quello che dobbiamo fare con queste riprese è cercare di renderle il più coinvolgenti e naturali possibili, quindi io solitamente lascio spenta questa opzione. Prima ti avevo accennato al fatto che nel video, in questo caso utilizzando un'asta molto lunga, 3 metri, che anche si fletteva un pochino, si vedeva un pezzo dell'asta che stavo utilizzando e era brutto da vedere. In realtà tu puoi anche applicare un logo, un qualcosa che va a nascondere proprio il punto di giunzione, quello con l'asta, quindi se la copertura non viene in modo ottimale si può utilizzare un trucchetto per nasconderlo. Per farlo si va sul tab impostazioni del logo, di default è su nessuno, però ad esempio vedi, clicco qui e viene applicato un logo qui nel punto di giunzione dove c'è l'attacco della cam all'asta, il selfie stick, quel che è il treppiede, eccetera. E puoi anche gestirne le dimensioni per adattarlo in base al tipo di intervento che vuoi fare. Puoi anche scegliere dove vuoi applicare il logo. In basso starebbe a dire nel punto dove c'è l'attacco con l'asta e il treppiede, ma puoi mettere anche in alto. In questo caso, se io vado in cerca, eccolo qui, è esattamente dal lato opposto, guarda, questo qui è un punto di giunzione proprio della telecamera anteriore e posteriore, ma anche in questo caso posso applicare un logo se voglio, qui ne ho alcuni a disposizione, ma posso anche aggiungere un logo personalizzato, basta che sia almeno preferibile 500x500 pixel formato PNG in modo da mantenere le trasparenze, oppure puoi scegliere altri punti in basso, sinistra, andiamo anche qui adesso a trovare dov'è il logo, eccolo qui, insomma puoi scegliere dei punti dove applicare dei loghi che possono tornare buoni per motivi pubblicitari, marketing, fai dei video e vuoi che il tuo logo sia visibile in modo tale da far riconoscere il brand, eccetera, oppure puoi utilizzarlo come solitamente viene fatto per nascondere dei punti di giunzione che non sono riusciti tanto bene. Qui mi sto muovendo, eccetera, è dinamico, quindi non ci va questo tipo di logo. Però magari se fai delle riprese mettendo su un treppiede, facendo dei timelapse, magari sarebbe comodo poter nascondere il punto di giunzione, il treppiede, magari con un logo specifico. Il tab successivo è uno dei più interessanti che abbiamo in Insta360 Studio, ovvero finalmente possiamo gestire vari progetti della stessa clip. Va un po' a compensare quel limite di cui ti ho parlato nella presentazione di questo video, ovvero che non si tratta di un software per fare montaggi video, ma semplicemente di reframe e conversione. Qui puoi crearti dei progetti. Cosa sono i progetti? In sostanza puoi gestire l'editing, il reframe, le inquadrature, fare la regia sullo stesso file in modo differente e salvarlo in varie modalità. Quindi stessa clip, questa qui dove mi sto muovendo, potrò salvarla con la ripresa che si vede così, dopodiché creo un altro progetto, progetto numero 2, che potrò anche rinominare cliccando qui, dandogli un nome, possiamo cestinarlo, possiamo duplicarlo e magari fare la stessa clip, però invece che con la ripresa così, con la ripresa che guarda dall'altra parte. E come puoi anche notare, si è azzerato tutto quello che riguarda le varie modifiche di colore, ad esempio se vado su media è disattivato Color Plus, invece prima era attivato, se ci saranno, lo vedremo, dei keyframe si azzereranno completamente. Insomma, su gestione progetti, ma ripeto, più avanti durante questo video ti farò vedere come vai a gestirli, puoi crearti
più sequenze differenti di ripresa, montaggi della stessa clip, per poi anche decidere di esportarle entrambe con delle versioni differenti, e questo ti torna comodo per avere magari delle varianti, oppure per fare una prima ripresa, un primo montaggio, dopodiché lo salvi come progetto 1, fai il progetto 2, si riparte da zero e lo rifai magari con un altro tipo di inquadratura, per poi capire quale delle due è migliore, è riuscita meglio, quale ti piace di più, senza così dover ogni volta ricordarti tutti i passaggi che hai fatto. E tutte queste informazioni, il bello è che rimangono salvate, quindi quando tu andrai a chiudere il software e lo riaprirai magari fra qualche giorno, ti ritroverai tutte le impostazioni e i progetti lì al loro posto. Ti puoi creare i vari progetti, puoi cestinare i progetti che non ti interessano, ti chiede di confermare, puoi duplicare un progetto per dopo fare delle modifiche, quindi partire magari da un lavoro già fatto e fare ulteriori modifiche per capire quale dei due è migliore, eccetera. È una funzionalità introdotta da poco, ma che è molto molto utile, onestamente. Per concludere abbiamo l'ultimo tab, proprietà del file, dove trovi tutte le informazioni sia sul file, sul bitrate, sul frame rate, risoluzione, il peso, quando è stato creato, la cam, il numero di serie della cam, il firmware, tutte le informazioni che ti servono. Informazioni che, come ti avevo già fatto vedere, vado a cliccare qui per visualizzare la colonna di sinistra, trovi anche cliccando qui, trovi le stesse identiche informazioni sul pulsantino info. Prendo questa occasione per farti vedere anche le differenze dal punto di vista delle funzionalità presenti nei tab della colonna di destra tra le riprese 360, come in questo caso, e le riprese fatte con l'Ago 2. Quelle della 360 le abbiamo già viste, quindi vai a rivederti i passaggi precedenti del video. Adesso io vado a prendere un video fatto con l'Ago 2, che è questo qui, eccolo qua, e andiamo a vedere i tab che abbiamo qui alla destra. Vado su tipo di stabilizzazione e qui abbiamo un altro tipo di stabilizzazione. Abbiamo la stabilizzazione flow state attiva, ma possiamo scegliere come opzione flow state normale o FPV, che va in pratica ad emulare le riprese, la stabilizzazione che si trovano nei droni, per capirci. Io di default solitamente lascio flow state, non vado a modificare questo valore. Andiamo qui su elaborazione di media, anche qui abbiamo delle opzioni disponibili, però sono diverse da quelle che erano presenti nelle riprese 360. Qui possiamo scegliere il tipo di inquadratura: ultra wide, action, lineare oppure stretto. Insomma, possiamo scegliere dei predefiniti che ci danno una mano. Poi anche con la rotellina del mouse, come ti avevo già fatto vedere, cambiare un po' l'inquadratura, ma compaiono questi artefatti che sono dei tentativi della cam di sistemare, ad esempio, se vai leggermente fuori, non farlo notare tanto, non far notare un bordo nero. Però ancora una volta ti consiglio di utilizzare le modalità disponibili, perché ti garantiscono il fatto di rimanere all'interno dell'inquadratura. Abbiamo sempre in questo tab la possibilità di attivare il Color Plus, esattamente come prima, l'Aqua Vision, ok, e i vari metodi di gestione dell'audio, quindi spento, si sente tutto l'audio completo, messa a fuoco sulla voce o riduzione del rumore. Nulla di differente da questo punto di vista. Andiamo sulla gestione dei progetti, anche qui non cambia nulla, però vedi che mancano tutti gli altri tab che c'erano nelle riprese con le cam 360, come il logo ad esempio, non c'è questa opzione. C'è la possibilità ovviamente di vedere le informazioni sul file, che sono le stesse che trovi cliccando su info qui sotto. È ovvio che quando Insta360 produrrà e metterà in commercio delle cam differenti con funzioni differenti, ovviamente troveremo nel software anche dei tab differenti in base al modello di camera e ripresa che stiamo gestendo. Cominciamo ora a scoprire come si può modificare la clip che stiamo gestendo, come si fanno gli interventi sulla timeline, ma andiamo per passi. Prima di tutto dobbiamo scegliere la clip sulla quale lavorare facendo il doppio clic. Dopodiché qui troviamo la timeline, eventualmente le selezioni automatiche che ha fatto Insta360 Studio se abbiamo attivato l'automatismo. E qui subito abbiamo la possibilità di spostarci con il mouse all'interno della timeline per vedere una piccola anteprima del punto specifico nel quale ci andremo a trovare. Tuttavia c'è anche un'altra possibilità: se tu tieni premuto il tasto sinistro del mouse e ti muovi sulla timeline, vedi
il movimento a schermo pieno, quindi riesci a farti un'idea ancora migliore di dove ti stai trovando, cosa succederà. Tra le altre cose, se vuoi fare un time lapse, quindi vedere un'anteprima accelerata di come verrebbe il video, puoi farlo direttamente scorrendo in velocità qui il puntatore della posizione nella quale andrai a trovarti. Puoi anche regolare le dimensioni della timeline, qui vedi un punto di inizio, un punto di fine, e qui abbiamo la possibilità di ingrandire, quindi avvicinarsi e fare delle micro correzioni, micro movimenti, oppure vedere tutta la timeline. E questo torna buono soprattutto se tu vai a tagliare questa clip. Infatti questo software non è un software, te lo ripeto, per fare dei montaggi video, ma per fare un edit dei video singoli o dei reframe. E quindi andiamo ad esempio a tagliare le parti iniziali. Vedi che qui sulla parte iniziale del video, mi giro, sono io che sto allungando l'asta per adattarla al video che volevo fare, e magari questa parte proprio non mi interessa. Allora vediamo, trovo il punto quando comincio a camminare, qui mi stavo ancora posizionando, ok, e da qui in avanti adesso io dovrei cominciare, qui stavo ragionando sul tipo di inquadratura da fare, bene, da qui in avanti adesso io comincio a camminare. Ipotizziamo che io voglia riprendere da questo punto in avanti, è bene tagliare tutto quello che non serve, perché quando andrà in esportazione, più grande il video, più tempo ci metterà, più grande sarà il file. Quindi gli dico che in fase di esportazione voglio far partire il video, magari non proprio da qui, parto un po' prima da qui, e gli do il punto di inizio. Il punto di inizio è con questo pulsante, imposta come inizio. Cliccando lì, vedi che la parte precedente della timeline risulta scura, non si vede più nulla, addirittura non posso fare con il tasto sinistro del mouse sopra qui, non riesco a vedere nulla. Sarà attiva questa possibilità solo nella parte in grigio chiaro. Stessa cosa quando arriverò qui alla fine. Alla fine, se ti ricordi, mi stavo schiantando sugli alberi, e tra l'altro dopo stavo anche ritirando giù, ecco qui l'asta, qui mi schiantavo. Questa qui non mi interessa più, bene. Ora trovo il punto appena prima, qui stavo guardando avanti, mi tiravo su. Stop da qui, perché poi andavo a schiantarmi sugli alberi. Bene, tutta la parte successiva non mi serve. Clicco su imposta come fine. Ed ecco che allora vedi, la timeline adesso è stata ristretta a quest'area. Andrò ad esportare solo questa parte. E qui ti torna comodo, ecco, magari questa funzione di ingrandimento, perché posso decidere di ingrandire un po' di più la zona, dopodiché avrò anche la barra qui sotto per spostarmi, per poi fare delle micro regolazioni, lo vedremo quando parleremo dei keyframe, dei fotogrammi chiave. Questi punti di inizio e fine in realtà li puoi spostare anche con il mouse, quindi vedi, spostandoti puoi vedere l'anteprima in piccolo, quindi fare anche delle modifiche in questo senso. Non è strettamente necessario utilizzare questi pulsanti inizio fine, ma puoi anche utilizzare queste parti qui. Sempre nella fase di edit della timeline, come vedi, io mi posso spostare all'interno qui della ripresa, ma posso anche decidere, individuare l'inquadratura ideale, il frame ideale, utilizzando le freccette. Infatti mi posiziono ad esempio qui e vado ad utilizzare le freccette sulla tastiera, vedi che facendo un click alla destra mi sposto di un frame alla volta, alla sinistra torno indietro di un frame alla volta. Vado ad ingrandire la zona per rendere ancora più evidente il passaggio, eccolo qui, vedi che fa un passettino, è un frame in avanti, tengo premuto avanti un po' più velocemente, torno indietro, e questo qui è un frame alla volta. Tenendo premuto anche il tasto shift sulla tastiera, quello per le maiuscole, la freccetta in su, e ancora premendo la freccia verso destra, mi sposto di 10 frame alla volta, e verso sinistra 10 frame alla volta, alla sinistra, tenendo premuto vado più velocemente. Quindi posso fare delle micro regolazioni sul punto nel quale andrò a posizionarmi. Torno a parlare della funzionalità, quella di premere il tasto sinistro del mouse e muoversi nella timeline per vedere l'anteprima del video in modalità un po' più velocizzata. Ho notato che in questa versione di Insta360 Studio che sto utilizzando, se faccio questo intervento, come sto facendo ora, su un file che è privo, come in questo caso, del suo file anteprima LRV,
beh, la qualità, il dettaglio è maggiore. Se invece io vado a prendere, ad esempio, questo, che è un file che mi permette di avere l'anteprima sulla miniatura, quindi c'è il suo file LRV collegato, e faccio la stessa cosa, noto, ad esempio, eccolo qui, che la qualità è molto molto più scarsa. Sembra quindi che in questa versione di InstaStudio 360 l'anteprima che vedo qui venga fatta sul file anteprima, quello LRV, e non sul file originale, quindi perde di qualità. Questo lo noto ovviamente su questo monitor, che è un monitor molto definito, risoluto, quindi magari con monitor più piccoli non si nota, però penso sia una cosa che possano sistemare con un aggiornamento firmware del software. Quindi, con i file privi di file anteprima LRV, la qualità, quando faccio questa anteprima veloce, è di dettaglio più definito. Tutto questo non compromette comunque l'esportazione finale che magari vai a fare successivamente. Andiamo ora a vedere le funzionalità che puoi utilizzare con i pulsantini qui in sovraimpressione sull'anteprima generale. Abbiamo prima di tutto la possibilità di decidere il rapporto, l'aspect ratio, ovvero cliccando qui puoi scegliere di avere un video in formato quadrato, magari buono per Instagram, puoi scegliere il 9/16 per le storie, eccetera, quindi vai a fare il montaggio sempre considerando questo tipo di ripresa, questo tipo di inquadratura, per poi fare l'esportazione in questo modo. Ti ricordo che potrai sfruttare i project per fare magari una versione in verticale, una versione in orizzontale, una versione quadrata e via dicendo. Andando avanti ho la possibilità di avere il 16 noni ovviamente, ma abbiamo anche altri formati, il 4 terzi, e abbiamo anche questa modalità cinema, diciamo, che è molto carina tutto sommato, perché per certe riprese potrebbe avere il suo perché, insomma molto interessante. Io solitamente però utilizzo il 16 noni oppure utilizzo il 9/16 se devo fare delle storie, sempre ricordando di utilizzare i progetti per fare le due varianti. Torniamo a 16 noni e andiamo a vedere l'altro pulsante. Qui puoi fare uno screenshot. Lo screenshot può tornarti utile se vuoi creare la copertina del tuo video, magari da mettere sul video che andrai a pubblicare su YouTube, eccetera. Quindi magari trovo un'inquadratura interessante utilizzando la modalità di visione veloce col tasto sinistro del mouse. Ok, potrei andare qui e vado ad ingrandire un pochino il tutto e metto questa modalità, ecco qui, un po' più ampia, molto molto carina, troppo forse, andiamo così. Questa inquadratura, bene, e voglio creare uno screenshot, quindi creare la copertina. Vado qui, fai uno screenshot, mi chiede dove salvarlo, sarà un formato JPEG e vado a salvare. Lo salverà sul mio desktop del computer, screenshot salvato con successo, e avrò questa copertina, ovviamente 16 noni, ma potrò fare la stessa cosa per il 9/16, formato quadrato in base a dove voglio pubblicare il mio video, oppure se voglio ricavare una foto da utilizzare come semplice foto da inserire nel mio account Instagram, eccetera. Per concludere abbiamo l'ultima funzionalità, full screen, schermo intero, e cliccando qua potremo gestire la nostra clip a schermo intero. Premo ESC per tornare nella modalità di visione normale, e anche qui, se notiamo, possiamo vedere l'anteprima in base all'aspetto di rapporto che abbiamo impostato, quindi in base a cosa abbiamo scelto avremo la nostra anteprima. Guarda qui a dimensioni 16 noni, dimensioni piene dello schermo, quanto è bella la ripresa, quanto è coinvolgente una ripresa di questo tipo. Bellissima, molto molto bella, mi piace molto questa cam 360 per fare questo tipo di riprese. Abbiamo ovviamente qui sotto qualche opzione, tipo il volume, il play. Premo ESC per tornare nella visualizzazione normale, per farti vedere un'ultima cosa nella parte iniziale qui di gestione della nostra clip, che sono queste due funzionalità che abbiamo qui in alto, reframe e 360 vista. Con le riprese 360 infatti hai la possibilità di gestire, lavorare la clip in modalità reframe, dove qui potremo fare il punto di inizio, di fine, potremo applicare dei keyframe, dei fotogrammi chiave, potremo fare il deep track, lo vedremo tutto quanto, ma abbiamo anche la possibilità solo di visualizzare la clip, quindi cliccando qui
potremo andare in modalità di semplice visualizzazione. Cosa cambia? Che, beh, tanto la qualità mi sembra leggermente più adatta alla visualizzazione, quindi guarda, quando vado in edit sembra quasi più sgranata la ripresa, ma è solo un'impressione ottica probabilmente rispetto a come la vedo nella modalità di ripresa. Ma soprattutto qui ho tutta una serie di funzionalità, o meglio una in particolare, che è dedicata solo alla visualizzazione della clip. Infatti cliccando qui potremo scegliere dei vari metodi di visualizzazione. Modalità quella predefinita, che è questa qui. Potremo scegliere la modalità del piccolo mondo visto dall'alto, eccola qui la modalità sfera, eliminazione delle distorsioni, questa è una ripresa lineare, ecco non mi veniva il termine, ripresa lineare, e dopodiché abbiamo altre possibilità di visualizzazione tipo questa. Questa modalità servirà se tu vuoi esportare dopo il video nel formato che dia modo ai vari software di editing tipo Final Cut di gestire le riprese 360 direttamente all'interno di Final Cut. Infatti Final Cut è uno dei software che permette di gestire anche le riprese 360. Ok, torniamo nella visualizzazione diciamo normale, eccola qui, e dopo con il mouse io gestisco il tipo di ripresa e vado avanti. Posso vedere il tutto. Qui vedi mancano i vari pulsanti di keyframe, di varie possibilità, rimane la possibilità di impostare l'inizio, fine, eventualmente il time shift di cui ti parlerò più avanti. Insomma, reframe per la gestione della nostra clip molto più avanzata, 360 vista per gestione della sempre visualizzazione della clip. Andiamo a prendere una clip fatta con la Go 2, che potrebbe essere questa qui, ecco qua mi stavo spostando con la Go 2 applicata sul cappellino, vedi che qui non hai la possibilità di passare a modalità vista, perché la Go 2 non è una ripresa 360, quindi hai qui sotto soltanto le opzioni di inizio fine, eventualmente di fare un time shift, non hai keyframe, che vedremo a cosa servono, perché non puoi muoverti all'interno dell'inquadratura, hai però la possibilità di scegliere il rapporto, quindi formato quadrato, 9 sedicesimi, 16 noni e 4 quinti. Non c'è la possibilità di avere quella modalità cinema che c'era prima. Perché? Perché la ripresa 360 ti permette di avere un ampio angolo di campo, 360 appunto, e fare una ripresa molto larga. Qui hai comunque una ripresa di dimensioni limitate. Ciò nonostante, se hai la Go 2, è la cam ideale per fare ad esempio delle storie o dei video da mettere su Instagram, è proprio la cam ideale per questi scopi. Hai ovviamente la possibilità di fare uno screenshot e di vedere a schermo intero la ripresa che stai gestendo. Il bello delle riprese fatte con cam 360 tipo questa One X2 è il fatto che tu diventi un regista successivamente in fase di editing. Infatti qui c'è il video, io posso decidere successivamente da che parte fare l'inquadratura. Posso anche decidere, sempre muovendomi qui sull'anteprima, di allargare l'angolo di campo o stringere l'inquadratura. Lo sto facendo con la rotellina del mouse. E questa cosa, a parte che puoi farla solo con riprese 360, è possibile grazie all'utilizzo dei keyframe, che sono questi qui, fotogrammi chiave. In sostanza tu puoi qui nella timeline, a parte dire il punto di inizio e di fine come abbiamo già visto, puoi anche indicare dove spostare l'inquadratura. Ad esempio, su questa ripresa, che è una ripresa 360, voglio partire da qui, da questa ripresa e con questo angolo di campo. Cosa faccio? Devo, nella posizione nella quale mi trovo, cliccare su questo contrassegna come fotogramma chiave o keyframe. Clicco lì e vedi che viene impostato un pallino giallo e qui dentro ci sono tutti dei parametri che riguardano ovviamente, vedi, lo spostamento in orizzontale, lo spostamento in verticale. Vedi che sto agendo con il mouse direttamente sui valori, posso farlo, posso anche inserire dei valori manuali, meno 60 lo inserisco manualmente, puoi farlo, anche l'inclinazione se l'orizzonte è storto eccetera, l'angolo di campo, puoi decidere l'angolo di campo e anche questa modalità che ti permette di passare alla forma sfera a quella un po' più allargata, quindi vai ad eliminare eventuali distorsioni di ripresa, dipende anche un po' da te cosa vuoi fare.
Qui hai anche dei predefiniti. Predefinito è l'inquadratura standard e puoi muoverti nell'anteprima per decidere dove guardare. Puoi scegliere la palla di cristallo, in questo modo anche qui puoi muoverti. Puoi scegliere la modalità pianeta e anche qui con il mouse rotellina vado indietro e in avanti per effetto pianeta. E ovviamente hai vista naturale, che sarebbe la vista priva di deformazioni. Ma in ogni caso, a prescindere dalla modalità di visione, prospettiva che vai a utilizzare, hai modo di agire o direttamente qui sull'anteprima spostandoti e utilizzando la rotellina del mouse scegliere un'inquadratura differente, oppure cambiare i valori qui a disposizione. L'unica cosa da sapere è che un po' cambia il metodo con il quale viene gestita l'immagine in base al predefinito che utilizzi. Infatti su vista naturale, quando io cerco di fare certe modifiche, vedi che qui si deforma tantissimo. Magari sarebbe meglio utilizzare la modalità predefinito, che allora vedi, andando indietro c'è meno distorsione qui della cascata. Oppure la modalità pianeta e vado qui ad ingrandire e trovo, ecco qui, la posizione ideale. Insomma, un po' hanno influenza questi predefiniti. Io solitamente lavoro con predefinito e poi ovviamente decido il tipo di inquadratura, oppure vado a utilizzare la modalità pianeta. Ad ogni modo hai queste possibilità. Puoi nascondere queste opzioni, andare avanti con la ripresa, ma se vuoi intervenire nuovamente per modificare questo keyframe, ti basta cliccarci sopra e tornerai all'interno dei suoi parametri. Ma andiamo avanti. Noi abbiamo deciso questa prima inquadratura, si parte da qui. Dopo io vado avanti con il mio video, tengo premuto il tasto sinistro del mouse, vado avanti e qui. Qui ad esempio voglio inquadrare questa zona qui, voglio fare questo tipo di inquadratura ed ingrandire. Bene, quindi c'è un cambiamento da questo punto all'altro. E come si fa? Si fa impostando il secondo keyframe, quindi imposto un altro keyframe e adesso vedi che il primo puntino e il secondo sono uniti da questa linea e questo mi fa capire che da qui in avanti cambierà l'inquadratura. Attenzione! E adesso, quando si sposta, inquadrerà in quella direzione. Ok, ipotizziamo però che adesso io dica no, questo punto no, voglio cambiare il punto dove sta inquadrando. Bene, adesso sta inquadrando di qua, no, dico inquadra da questa parte. Non ci sta per questo video, però voglio farti vedere cosa cambia. Torno a ripartire, vado di qua, adesso vedrai che la cam si gira verso di me. Attenzione, vedi, in modo molto naturale si gira da questa parte. In pratica sto dicendo da che parte deve puntare l'inquadratura. Sono io il regista del video dopo, in editing, in post-produzione. Posso entrare e modificare i parametri. Posso utilizzare ad esempio questa modalità e attenzione cosa succederà, ovviamente dal primo punto dove stavo guardando prima e adesso andrà in modalità pianeta. E voilà, vedi, sta cambiando inquadratura. Posso ovviamente fare tante altre modifiche, tipo cliccando qui si attiva la possibilità, cliccando sulla X, di cancellare questo keyframe. Posso spostarlo con il mouse, lo sposto qui e quindi adesso il passaggio sarà molto più veloce. Prima era molto più lento, attenzione, molto più veloce perché ovviamente c'è meno spazio tra i due keyframe e io potrò creare tutti i keyframe che ritengo opportuno. Andiamo a cambiare video, andiamo a prendere questo video qui, il solito di prima. Quindi eravamo qui, decido magari di partire con questa inquadratura, applico un keyframe. Bene, vedi che è un po' storta, non mi piace, vado a raddrizzarlo un pochino magari. Bene, va avanti il video, arrivo a questo punto e voglio magari avere un'inquadratura un po' più da questo lato e voglio anche cambiare l'inclinazione eccetera. Applico un secondo keyframe in modo da poter anche cambiare l'inclinazione, magari anche un po' lo zoom e vado per di qua. Ottimo, e adesso vedrai appunto che c'è il passaggio da questo punto. Adesso la cam comincerà a cambiare l'inquadratura, si sposta lentamente verso destra e mi cambia l'inquadratura. Voglio fare un passaggio più veloce? Bene, posso scegliere questo keyframe e lo porto più vicino. In questo caso il passaggio sarà molto più veloce rispetto a prima. Eccolo qui,
va un po' a scatti, ma è solo in fase di visualizzazione, poi in esportazione sarà molto più naturale. Vado avanti, applico subito un terzo keyframe perché da questo momento voglio subito girarmi verso di me molto velocemente. Quindi appunto succederà questo, si gira, adesso molto velocemente, voilà, si gira verso questo punto. Ma veramente puoi fare di tutto con questi keyframe. Applico un altro keyframe e guarda cosa faccio. Rotazione non ci sta ovviamente, guarda. Voilà. Uno. Ancora. Due. E lo vedi indicato qui. Due per e c'è la rotazione. Cosa succederà secondo te da questo punto in avanti? Ci sarà una doppia rotazione. Uno. Due. E siamo lì. Vedi che ho applicato dei keyframe per fare delle modifiche nelle riprese del mio video. Ti ricordo che ogni keyframe può essere modificato, quindi andando sopra puoi modificare i parametri, ma ad esempio voglio cancellare questo keyframe, lo elimino. Cosa succederà? Da questo punto in avanti farà subito la rotazione, quindi voilà, 1, 2, e nel frattempo si gira. Ovviamente ti ho fatto venire il mal di mare adesso con questo giro, però mi serviva per portarti questo esempio. Clicco qui per ovviamente eliminarlo e ritornare a fare delle modifiche un po' più naturali. Una cosa che puoi fare con i keyframe è anche gestire come avviene la transizione tra un'inquadratura e l'altra. Andiamo con un esempio pratico. Siamo qui, ho questo video dove sono nel canyon e decido di partire da questo punto ed applico un keyframe. Benissimo, questa è l'inquadratura di partenza. Vado avanti. Qui ne applico un altro keyframe dove mi correggo l'inquadratura, vado a correggere l'inquadratura per guardarmi ancora una volta, oppure decido di guardare il paesaggio qui davanti. Perfetto. Andiamo avanti. Adesso io qui, me lo ricordo, abbasso l'asta per inquadrare un po' il canyon più all'interno. Infatti, vedi, mi sto abbassando. Ok, applico un terzo keyframe dove magari mi giro verso questo lato del canyon e vado anche a cambiare un po' l'inquadratura. Così, perfetto. Andiamo avanti. Cosa succede dopo? Qui non si vede niente. In realtà, io stavo alzando l'asta, quindi voglio applicare un quarto keyframe qui così, dove andrò, vedi, ad alzarmi, eccola qui, e vado anche a correggere l'inquadratura. In realtà sposto un po' più in fondo qui, eccolo, il keyframe con questa inquadratura e vado anche a correggerci ovviamente l'orizzonte perché era storto. Quindi vediamo un po' tutto, si parte da questo punto qua, adesso si abbasserà e si girerà, ok, e dopodiché tornerà di qua alzandosi. Perfetto, va un po' a scatti, ma non preoccuparti, è solo un problema, diciamo, di visualizzazione. In realtà in esportazione sarà molto più fluido. Bene, ho tutti i passaggi, ma tutti i passaggi sono molto lineari. Guarda qui, vedi, è molto costante, normale, comincia a girarci mentre io abbasso l'asta e adesso ritorna al suo posto rialzando l'asta nuovamente. Tra le altre cose, se tra questo punto, dov'è qui, e l'altro non voglio un passaggio netto, vedi, da qui subito il giro, posso anche decidere di applicare un altro keyframe qui in mezzo, mi basta cliccare e tornare magari a tenere l'inquadratura un po' più ferma lì. Vedrai infatti che adesso rimarrà un po' più ferma lì, vediamo, ecco, lì rimane ferma e poi si gira perché gli ho dato un intervallo dove rimane pressoché ferma allo stesso punto prima di cominciare il giro. Bene, ma sono tutti passaggi lineari. Ma se tu vai sopra questo filo che collega due keyframe qualsiasi, cliccando lì compaiono tutta una serie di opzioni per quanto riguarda la gestione della transizione tra le due inquadrature. Troviamo diluizione fluida, che è quella di default, dove non ci sono caratteristiche particolari. C'è lo scivolamento in entrata e dissolvenza in uscita. Significa che sarà veloce il movimento all'inizio e poi sarà lenta alla fine. Prova a selezionare questa modalità e adesso andiamo a vedere come avviene l'inquadratura. Veloce all'inizio e lenta alla fine. Perfetto, torniamo dentro, selezioniamo in sostanza il contrario, lenta all'inizio e veloce alla fine.
quindi adesso avverrà esattamente il contrario, lenta all'inizio e veloce alla fine, eccola qui. Dopodiché abbiamo questa modalità molto interessante, veloce all'inizio, lenta durante il percorso e veloce alla fine. Quindi riproviamo, veloce, lenta a metà e veloce nuovamente alla fine. E per concludere abbiamo quella che secondo me è la più bella, ovvero lenta all'inizio, veloce, poi rallenta alla fine, che è forse la più carina. Quindi veloce, poi rallenta. Quindi ti dà proprio un passaggio molto più netto sulla parte centrale ed è ottima per fare i vari passaggi. Anche qui vediamo da questa inquadratura quando va su, magari è più carino utilizzare questa modalità dove va lentamente sulla parte iniziale ma poi velocizza in mezzo e poi rallenta alla fine. Decisamente più bello come metodo di fusione tra i due passaggi, tra le due inquadrature. Ovviamente più è lunga, più è lungo il passaggio, ovviamente più si rallenta anche tutta la fusione. Se però i due keyframe sono molto vicini tra loro, prendiamo questi due e andiamo ad avvicinarli apposta, quindi da questa inquadratura si gira, ecco che il passaggio adesso è quello di prima, lento, veloce, lento, guarda, tac, vedi che l'inquadratura è molto molto veloce. Se io utilizzavo la modalità lineare, o meglio fluida, attenzione, è un passaggio normale, è tutto uguale. Se io vado a selezionare nessuno, il passaggio tra questa inquadratura e l'altra sarà netta, guarda, tumf, subito, cambia in un colpo solo, senza farti avere una fusione. Può essere utile anche questo metodo, insomma, vai a utilizzare quello che preferisci, ti ripeto ancora una volta, sicuramente questo, dissolvenza in entrata, dissolvenza in uscita, sono i più carini perché danno proprio, boom, ti danno un giro veloce sull'inquadratura e può essere utilizzata in tanti tanti scopi di ripresa. Credo che ormai ti sia abbastanza chiaro quali sono le potenzialità delle riprese a 360. In pratica puoi essere un regista in editing, decidere quali inquadrature adottare nell'esportazione del video finale. Però questo vantaggio diventa anche uno svantaggio quando magari vuoi fare delle prove, vedere se un montaggio di un certo tipo con determinate inquadrature è più efficace di altri. Per fortuna però, con gli ultimi aggiornamenti di Insta360 Studio, hanno introdotto il tab gestione dei file di progetto, in sostanza creare delle varie versioni della stessa clip con inquadrature differenti. Quindi vediamo come funziona. Qui io avevo creato un primo montaggio video, ti ricordi bene? Siamo partiti da qua e l'abbiamo visto prima con i vari test anche delle transizioni tra keyframe. Andiamo all'interno del tab di progetto e abbiamo il progetto 1 che è quello predefinito, quello che vai a utilizzare all'inizio. Se io voglio creare una variazione, voglio provare a fare un altro tipo di inquadrature su questa clip, mi basta creare un nuovo progetto. Quindi clicco qui, crea nuovo progetto, progetto numero 2, riparte da zero, è totalmente pulito, quindi potrei tornare più o meno nel punto di prima, eccomi qua, applico il primo keyframe, eccolo qua, vado avanti, dopodiché qui magari invece di scendere giù decido di applicare un secondo keyframe e mi giro verso di me, magari correggo anche un po' l'inclinazione, dopo andiamo avanti, ecco qui. Qui decido adesso di scendere in questo modo, vedi, scendere, di girare l'inquadratura in questo modo, applico i keyframe, quindi andiamo a vedere, vedi, mi giro verso di me, poi scende verso giù l'inquadratura, qui vado avanti, vediamo cosa succede, va avanti, e qui applico un altro keyframe dove faccio una rotazione, voilà, così, ad esempio, di 180 gradi circa. Bene, andiamo a rivedere, avanti, si abbassa e poi gira, per concludere magari con un altro keyframe a questo punto dove torno a guardare, ecco qua, anzi vado a resettare tutta l'inquadratura altrimenti mi vado in confusione, ok, e vado, eccomi qua, a
cambiare l'inquadratura in questo modo. Perfetto, vediamo cosa succede. Wow, si gira e va su. Ottimo. Vedi che ho fatto delle modifiche alla mia ripresa. Ho fatto dei keyframe differenti. Anche qui vado magari a modificare le transizioni. Adesso le metto un po' a caso senza guardarle una per una nella resa, perché voglio proprio solo vedere la differenza. Ecco qui, parte veloce, dopodiché ancora veloce giù, adesso ci sarà una rotazione molto veloce, voilà, e nuovamente si torna indietro, eccola là, voilà. Vedi? È un altro tipo di montaggio della stessa clip. Qui adesso ho i due progetti, cliccando su progetto 1 potrò guardare e vedere il montaggio che avevo fatto prima con questi keyframe, eccoli qua, oppure vado su progetto 2 e avrò un altro tipo di montaggio, anche con la color. Per quanto riguarda l'elaborazione media, vedi, era disattivato il color plus, quindi adesso posso vedere un altro tipo di ripresa. Si tratta di una funzionalità molto molto interessante, perché alla fine ti permette di creare variazioni di tagli di prese delle stesse clip, e quando andrai in esportazione, lo vedremo, potrai anche esportare i due progetti in modo singolo, quindi avere due versioni della stessa clip montate in modo differente per poi successivamente valutare quale ti piace di più. Una cosa che devo dire riguardo questa funzionalità di progetti: attualmente, con la versione che sto utilizzando, ho riscontrato un bug. Infatti i progetti possono essere anche duplicati. Ti faccio un esempio del progetto 1. Eccomi qua. Vedi che c'è l'inquadratura che poi, eccola qua, rimane fissa qui. Io, se voglio creare una variazione di questo progetto mantenendo gli stessi keyframe, andrei a utilizzare il metodo copia. Quindi mi fa un terzo progetto che è il copia del numero 1. Bene, se io vado qui nel keyframe, quello, il secondo keyframe che guarda di qua, e gli dico guarda me, noterai che non memorizza la modifica. Infatti guarda e rimani fermo qui, non si muove. Questo keyframe che io avevo detto guarda verso me non cambia, rimane fermo lì. Ho provato anche ad eliminarlo, quindi creare un nuovo keyframe dove mi guardo, e nuovamente sembra totalmente ignorato. Quindi il metodo copia ignora poi le modifiche che vai a fare, non funziona. Quindi non utilizzare per ora il metodo copia. Vado a cestinarlo con elimina. Mi chiede di confermare, eliminato. Quello che devi fare per creare delle variazioni per ora è quello di andare a utilizzare il metodo crea nuovo progetto, quindi partendo da zero e rifacendo il montaggio da capo. Speriamo che questo bug venga risolto, perché sarebbe comodo poter fare una copia di un montaggio e andare a modificare solo determinati keyframe specifici. Ora andiamo a vedere due funzionalità molto interessanti di Insta360 Studio: il Deep Track e il Time Shift. Il Deep Track è disponibile solo per le riprese 360. Prima vado a creare un nuovo progetto in modo da partire da una timeline, da una clip completamente vuota. Quindi crea un nuovo progetto, sarà il progetto numero 3. E vado a posizionarmi su un punto dove io comincio a camminare, perché Deep Track ha proprio questo scopo: ti permette di dire ad Insta360 Studio di seguire un soggetto. Quindi trovo il punto nel quale avevo cominciato a camminare, era qui, ecco, dai, partiamo da questo punto, anzi un po' più avanti, altrimenti l'esempio diventa eccessivamente lungo. Da qui vado ad eliminare tutta la parte che non mi interessa all'inizio, bene, e da qui inizio a dire a Insta360 Studio di seguire un soggetto. Vado su Deep Track, clicco lì, mi chiede di fare clic col tasto sinistro e selezionare il soggetto, cosa che faccio, eccola qui, questo è il soggetto. Da questo momento in avanti, cliccando su Inizia monitoraggio, Insta360 Studio comincerà a seguire i miei movimenti. Attenzione, via, vedi che parte, dobbiamo lasciargli fare l'elaborazione, vedi che sta andando avanti, e sulla timeline vedi questa striscetta gialla che aumenta. Notare il mio gesto atletico nel salto degli ostacoli sull'orlo del precipizio. Andiamo avanti. Adesso andrò sotto il ponticello, vediamo come si comporta la ripresa, vediamo se
perde. Se per qualche motivo Insta360 Studio perde l'aggancio col soggetto, si blocca da solo, quindi fino a quel punto te lo mantiene memorizzato. Interrompo io, interrompi il tracciamento, ok? Mi riporto qui, vediamo cosa succede. Ok, d'ora in avanti, su questa parte evidenziata in giallo, la cam seguirà, o meglio l'inquadratura, seguirà sempre me, mi terrà sempre al centro del video. Infatti, guarda cosa sta succedendo, sono sempre al centro del video. Ed è un metodo straordinario, ovviamente funziona con elementi in movimento. Guarda, eccomi qua che mi segue. L'inquadratura è sempre puntata su di me, come se ci fosse un cameraman che mi segue. Abbiamo la possibilità di fare delle modifiche, cliccandoci sopra abbiamo la possibilità di cambiare l'angolo di campo, possiamo cambiare anche il tipo di distorsione, possiamo cestinare questo tipo di intervento. Ad esempio potrei decidere che qui non mi piace il track, allora lo elimino, perché magari voglio, ecco, fino a questo punto utilizzare i keyframe, vado avanti con i keyframe, andiamo avanti, ancora una volta qui, magari tengo questa inquadratura un pochino più a lato, ed ecco che magari da questo momento in avanti voglio che il software mi tracci. Clicco su Deep Track, vado a selezionare il soggetto, inizia monitoraggio, mi segue, perfetto, siamo qui, interrompi il monitoraggio e dopodiché da qui in avanti magari applico un keyframe dove vado ad inquadrare il fondo del canyon. Perfetto, andiamo a vedere qual è la resa. Vedi, qui fa normalmente quello che farebbe l'utilizzo dei keyframe, segue quello che ho fatto io. Da questo momento in avanti comincerà la cam a seguirmi, infatti ecco, vedi, io mi muovo e segue sempre la mia inquadratura. Una volta terminato, voilà, si gira e segue le indicazioni dei keyframe. Il Deep Track è veramente uno strumento molto molto potente. Facciamo un altro esempio, vado a prendere un'altra clip, vediamo se ne trovo qualcuna di interessante. Ti ricordo che funziona esclusivamente con le riprese fatte a 360, eccola qui. Prendiamo questa, dove, se non sbaglio, c'è Flavio qui. Adesso io faccio un'inquadratura tale e voglio dire a Insta360 Studio di seguire soltanto Flavio. Quindi Deep Track, seleziono Flavio, inizia monitoraggio. Ed ecco che, nonostante io faccio tutto dei movimenti, faccia dei movimenti un po' strani con la cam, lei praf, segue e vedi che si è bloccata da sola. Quando sono andato sott'acqua, ti dicevo, si blocca da sola. Andiamo a vedere un po' il tutto. Ecco l'inquadratura. Segue Flavio, segue Flavio. E sott'acqua. Molto molto carino, come carina come tecnica. Andiamo a selezionare l'inquadratura ancora una volta. Eccola qui. Vedi, io ho cambiato l'angolo di campo, ma l'inquadratura rimane su Flavio, guarda. Voilà. Sott'acqua. Grandioso, molto molto comodo questo strumento di Deep Track e funziona molto molto bene. Ora è arrivato il momento di vedere l'altra funzionalità, il time shift, che in sostanza serve per velocizzare delle parti del video, della clip che stai gestendo. E questa funzionalità è disponibile sia per le riprese 360 che per le riprese fatte con la Go 2, ad esempio, delle riprese con cam normali. Vado però a prendere un video dove io cammino molto, che è questo qui. Ho già fatto dei tagli, praticamente dei keyframe. Ad esempio, da questo punto, vedi, io qui cominciavo a camminare e camminavo lentamente con i miei gesti atletici fino a dove arrivavo qui sotto il ponticello. Però vedi, c'è tanto spazio, c'è molto video e magari questo potrebbe annoiare lo spettatore. Bene, io voglio velocizzare da questo punto alla fine, a quando arrivo sotto il ponticello. Si può fare attraverso il time shift. Per farlo mi basta decidere il punto dal quale iniziare la velocizzazione del video. Inizio da qui, vado a cliccare su time shift, vedi che compare qui sotto una barra rossa che, senza cliccare con il mouse, mi permette di scegliere fin dove deve terminare la velocizzazione del video e gli dico fin qui, dopodiché clicco e viene applicata, viene riadattata la timeline, viene stretta un pochino
e c'è questo elemento rosso. Cliccandoci sopra, ovviamente hai la possibilità di fare delle modifiche che sono cancellare quel pezzo veloce, quindi eliminare l'effetto di velocità, ma puoi anche decidere qual è la velocità. Di default è al doppio della velocità. Attenzione, guarda, vedi, arrivo qui e comincia a camminare un po' più veloce. Però cliccandoci sopra posso dire anche, no, portalo a 32 per, vedi che è molto più ristretta, infatti guarda, molto più veloce, e poi rallenta alla fine. Sempre andando qui sopra, con i due bordi bianchi, vado ad ingrandire un po' la sezione, con i due bordi bianchi puoi modificare il punto di inizio ed il punto di fine del tratto veloce. Quindi rivediamo, cammino, veloce, 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 e poi rallenta qui quando arrivo a ridosso del ponte. Quando tu selezioni questo spezzone rosso, a parte cambiarci la velocità e cestinarlo, eliminarlo, puoi anche attivare questa funzione sfocatura movimento. È un effetto che non vedi in anteprima, infatti qui non è visibile, però ti faccio vedere adesso come risulta una volta esportato. Infatti è una funzione che tu noterai solo nel video finale. Quindi adesso stai vedendo lo stesso tragitto che io ho fatto, però con l'opzione di sfocatura movimento attiva. Vedi che crea questo effetto particolare che può essere piacevole o meno, dipende un po' da te, e va anche ad influire in base alla velocità che tu dai a quel specifico spezzone. Anche in questo caso, ovviamente, a te la discrezione su come utilizzarlo, come modificarlo. Vedi, puoi andare dal 2x fino al 64x, e poi anche, andando qui su valore 0, anche andare in negativo, quindi rallentare il movimento. In questo caso vedi che vado molto molto lento. Ha senso se fai delle riprese dove hai utilizzato dei frame rate molto veloci, altrimenti il video andrebbe un po' troppo a scatti, come in questo caso, e non va bene. Puoi sempre, ovviamente, scegliere i tuoi keyframe alla fine e all'inizio per decidere come gestire l'inquadratura. E siamo arrivati finalmente al momento dell'esportazione dei nostri video. Se abbiamo fatto delle riprese a 360, quindi con le varie reinquadrature con i keyframe, oppure dei semplici tagli se abbiamo utilizzato delle riprese fatte con la Go 2. E si fa l'esportazione cliccando sul pulsante in basso a destra, inizia ad esportare, ovviamente con la clip selezionata. Quindi andiamo a cliccare su quel pulsante e si apre questa finestra. Abbiamo innanzitutto due schede, video reinquadrato, video 360. Cosa cambia? Il video reinquadrato praticamente ti esporta il video come lo stai vedendo qui sull'anteprima, in questo modo. Questa è l'inquadratura che tu vedrai come verrà esportato. Se invece tu selezioni video 360, verrà esportato tutto il video spalmato sull'inquadratura 360, che è molto diverso, lo noti soprattutto dalla risoluzione. Qui hai la risoluzione massima, praticamente viene esportato il video completo a 360 e darà modo alle persone di navigare all'interno del video nonostante tu abbia dato dei keyframe specifici. Quindi con i keyframe l'inquadratura, se tu non fai nulla, seguirà l'andamento normale, però una persona potrà muoversi all'interno del video. È una funzione che è disponibile ad esempio su YouTube, puoi caricare i video a 360. Su video reinquadrato invece ti manda fuori il video così in 16 noni, in questo caso, come lo hai gestito tu. Andiamo a vedere le opzioni disponibili. Una volta scelto ovviamente il tipo di reinquadratura, c'è il nome del file, che puoi lasciare quel che è oppure dare un nome personalizzato. Puoi dare un percorso, quindi scegliere dove salvare il file, nel mio caso è sul desktop, ma puoi cambiarlo. Parametri preimpostati non ne abbiamo, adesso vedremo anche come crearli, ma andiamo a vedere altre cose che puoi fare. Puoi scegliere il bitrate, ovvero le quantità di informazioni che vuoi includere all'interno del file finito. C'è una cosa da sapere, i file non è che puoi buttarli a 200, hai una qualità estremamente ottima rispetto a un 100, perché comunque ci sono sempre i limiti della fonte del file, che è limitata, mi pare intorno ai 100 megabit per secondo, ma ad ogni modo qui hai la possibilità, mettiamo il massimo. La risoluzione, questa qui è una ripresa a 16 noni, quindi mantiene queste proporzioni. Qui abbiamo la risoluzione che è Full HD 1920x1080, puoi anche mettere 3840x2160, che sarebbe il 4K. Qui sotto hai la possibilità
eventualmente di cambiare anche gli FPS. In questo caso non è possibile, mantiene quelli definiti standard della CAM, che sono circa 30 frame al secondo. Formato di codifica, sono delle codifiche appunto del file, di default è l'H264 che è il più comune, puoi utilizzare l'H265 che è un formato che ti permette di avere una qualità elevata del file però che pesa meno, quindi come dimensioni del file sono inferiori pur mantenendo una qualità elevata, però diminuisce la compatibilità con i vari device e per certi software potrebbe essere anche un po' più ostico da digerire il 265 rispetto al 264. Il ProRes è un formato che, se selezionato, non ti permette di scegliere il bitrate perché utilizza il bitrate più elevato, il massimo possibile, è la massima qualità che puoi praticamente scegliere in fase di esportazione. Mettiamo H265 ad esempio, tipo di esportazione è un video, e che opzioni abbiamo qui? Abbiamo la possibilità di applicare una rimozione della grana, che a volte funziona molto bene, quindi magari su certi video rumorosi prova ad applicarla, prova a fare due esportazioni per vedere cosa succede e quale è meglio. Non so se hai notato, appena io ho cominciato a fare delle modifiche ai parametri, si è attivata la possibilità di salvare queste impostazioni. Quindi, se utilizzi delle impostazioni differenti da quelle di base, puoi salvare questo preset. Salva, mi chiede di dargli un nome, lo chiamo Alessio. Perfetto. Salva e ha salvato queste impostazioni. A questo punto io posso decidere di iniziare ad esportare il video oppure di aggiungerlo alla coda. Cosa significa aggiungere alla coda? Questa è una funzionalità veramente interessante. Se tu fai aggiungi alla coda, semplicemente su questo tab in alto esporta si aggiunge un'esportazione che tu dovrai fare, e questo ti permette in pratica di programmare varie esportazioni. Ti ricordi la storia dei progetti? Te ne avevo parlato. Io adesso ho lavorato sul progetto numero 2 e l'ho esportato in un determinato modo, ma voglio magari esportare anche l'1, la serie di inquadrature di keyframe che avevo utilizzato nel primo montaggio. Bene, seleziono il progetto numero 1, esporta. Qui ho i parametri di base oppure i parametri preimpostati, che è quello mio, vedi, Alessio, ha tenuto in memoria le modifiche, le impostazioni, bitrate al massimo, risoluzione 4K, H265, eccetera, e anche qui faccio aggiungi alla coda, ed ecco che è stato aggiunto. Praticamente ho adesso in elenco due versioni della stessa clip da esportare in due modi differenti. Ma ovviamente posso farla anche con altri video, tipo vado a riprendermi il video che ho fatto con Flavio, eccolo qua, questa ripresa, tipo mettiamo qui la fine dove vado sott'acqua e qui l'inizio, benissimo, posso dire ok, esportiamo anche questo video, esporta, parametri preimpostati quelli di Alessio, ma posso anche cambiarli, eventualmente creare un altro predefinito, il ProRes, e vado a salvare un altro predefinito, eccetera, e clicco su aggiungi alla coda, ed ecco che allora io sto aggiungendo tutti i video che voglio esportare. Cosa posso fare con questi video in coda di esportazione? Posso ovviamente cancellarli, qui c'è la possibilità di cancellarlo. C'è la possibilità, cliccando su apri sulla cartella, di vedere dove verrà salvato il file, e posso dopo ovviamente iniziare l'esportazione. Per avviare l'esportazione, quando l'hai messa in coda, puoi o selezionare un singolo file, tasto destro inizia l'esportazione, o meglio ancora seleziona tutto e poi tasto destro inizia l'esportazione. In questo caso partirà l'esportazione, puoi anche rimuoverli eventualmente se hai inserito dei file che non servono. Inizia l'esportazione, comincerà l'esportazione, vedi lo stato avanzamento con un tondino che si colora di giallo, puoi interrompere l'esportazione cliccandoci sopra. Sei sicuro di voler cancellare le esportazioni selezionate? Sì, e vengono bloccate tutte e tre, vengono bloccate le esportazioni perché li ho selezionati tutti e tre. Posso ovviamente anche cestinare le esportazioni, in fase di esportazione inizia l'esportazione, posso anche cestinare e mi chiede se voglio rimuovere tutto, praticamente interrompere quello che sto facendo, sì, e vengono, eccole qui, eliminate una per una tutte le code che avevo, le esportazioni che c'erano in coda.
Questo è il metodo di esportazione che funziona molto bene e ti permette di avere il controllo completo e gestire più progetti contemporaneamente in fase di esportazione. Ancora una volta, sull'esportazione ti faccio vedere una cosetta interessante. Inizia ad esportare mentre sta lavorando, tu puoi comunque continuare a lavorare sui tuoi file mentre sta facendo l'esportazione. Un'altra cosa che non era possibile nelle prime versioni di questo software. Ed è arrivato il momento dei consigli finali, delle cose che possono tornarti utili. Ad esempio, una delle cose utilissime che abbiamo a disposizione è la possibilità di ripulire la timeline dalle modifiche che abbiamo fatto. Infatti, certo, abbiamo qui i progetti, eccetera, ma magari vogliamo dare una ripulita a tutti i keyframe che abbiamo generato. Si può fare semplicemente andando su Modifica e cliccare su Cancella tutto. In quel caso, guarda cosa succede, mi chiede di confermare, ok, viene ripulita la timeline, rimane solo il punto di inizio e di fine. Va detto anche che puoi ripulire il progetto semplicemente creando un nuovo progetto, quindi nuovo progetto, si parte dal progetto vuoto ed è completamente ripulito. Ovviamente puoi eliminare tutti i progetti precedenti che non ti interessano. Vedi che la numerazione cala, rimane ovviamente il nome che puoi rinominare semplicemente cliccandoci sopra, ma il numero principale, quello più grande, rimane lì visibile. Da ricordare sempre che le modifiche che tu vai a fare nei tuoi file rimangono memorizzati, quindi quando tu andrai a chiudere Insta360 Studio, andrai poi a riaprirlo tra una settimana, troverai tutte le modifiche, tutti i keyframe che avevi preimpostato prima, quindi non hai quel tipo di problema. L'ultima cosa di cui voglio parlarti sono le preferenze del software. Nella versione per Mac la trovo sul nome, non so sulla versione per Windows se si trova sotto modifica o su aiuto, eccetera. Insomma, cerca tra i menu, dovresti trovare preferenze. Ovviamente controlli gli aggiornamenti, preferenze. Si apre questa finestra che ti dà tutta una serie di opzioni, dipende dal tuo computer, dal sistema operativo, ma in sostanza puoi lasciare tutto attivato di default, eccole qua tutte informazioni, la posizione del progetto, la cache se vogliamo svuotarla, attivare alcune funzionalità. Interessante è su accelerazione hardware il numero massimo di operazioni che vuoi far fare al computer quando va a lavorare i file. Anche ti informa, aumentare il numero di attività e processi su un PC potente può utilizzare al massimo le risorse hardware. In pratica, più potente il tuo computer, più puoi permetterti di aumentare questo valore, avendo così una velocità maggiore in fase di esportazione dei file, ad esempio. Se hai un computer poco potente, ovviamente tieni il valore più basso. Ti ricordo che l'elaborazione e gestione di file 360 è molto complesso, molto pesante per un software, per un computer, quindi sempre con cautela e un po' di attenzione a quello che vai a fare. E siamo arrivati alle conclusioni anche di questo tutorial bello lungo, ma spero ti sia piaciuto. Se ti è piaciuto ricordati di metterci un like e ancora una volta iscriverti al canale, un clic sulla campanellina per rimanere aggiornato sulle mie prossime pubblicazioni. Vai qui sotto nei commenti, dimmi cosa ne pensi, se ti è piaciuto, se ti è stato utile. A me non resta che ringraziarti ancora una volta di avermi sopportato fino a qui e noi ci vediamo al prossimo episodio.